Il rinvio della risposta da parte del sindaco Scaramellini all'interrogazione urgente del PD sulla zona rossa in Lombardia provoca l'abbandono della seduta da parte delle minoranze. È successo nell'ultimo consiglio comunale di Sondrio, in cui i consiglieri del Partito Democratico, Iannotti e Songini, avevano chiesto al primo cittadino se, al pari di 7 suoi colleghi di altri capoluoghi di provincia, intendesse chiedere chiarimenti alla regione sulla questione dei dati sui contagi, poi rettificati, all'origine dell'inserimento a gennaio della Lombardia in zona rossa. Un pasticcio, questa la tesi del PD, con pesanti effetti sull'economia e la scuola. Questa è la risposta del sindaco. In merito all'interrogazione presentata a nome del gruppo consigliare del PD dai consiglieri Iannotti e Songini, testé dichiarato urgente dal Consiglio Comunale, comunico che mi avvalgo della facoltà concessa dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 30 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, riservandomi di dare risposta scritta ai proponenti entro 5 giorni da quello di presentazione. La risposta non è piaciuta agli esponenti di minoranza, che hanno lasciato il collegamento con la seduta consiliare. Non è un problema di regolamento, è un discorso legato a una possibilità che si aveva comunque di portare in discussione o di informare il Consiglio attorno a un tema che è assolutamente attuale. Quindi, al di là della risposta scritta, mi pareva più logico avere la risposta nel contesto del Consiglio Comunale. Grazie consigliere. Dal punto di vista politico ritengo di non che ci siano le condizioni per continuare. Perché il sindaco ha preso tempo, forse per parlare coi suoi referenti politici? Era una domanda semplice, non servivano ulteriori approfondimenti, scrivono in una nota congiunta i gruppi consigliari di centrosinistra, che parlano di uso improprio di una norma regolamentare e criticano anche il presidente dell'assemblea per avere sbrigativamente chiuso il punto all'ordine del giorno. Il regolamento garantisce il funzionamento del consiglio, io ho applicato correttamente quell'articolo sulle interrogazioni che non prevede discussioni o repliche, ribatte Maurizio Piasini. Improprio dire da parte dell'opposizione che non ci siano le condizioni per lavorare. Il sindaco mi pare si sia avvalso dello stesso articolo del regolamento consiliare al pari di chi ha presentato l'interpellanza.